sembra che sia piombata praticamente nel sonno. Non lo so, io vedo la città sonnecchiante, intorbidita, cioè Bianco ha vinto le elezioni ed è arrivato in comune pensando, cioè dove eravamo rimasti 20 anni fa? Però nel frattempo il mondo era completamente cambiato, non era più la Catania del suo primo mandato, dei suoi primi mandati, era una Catania completamente cambiata, le casse del comune erano cambiate nel frattempo, erano cambiate una serie di cose. Ed era cambiato anche il partito che lo sosteneva, è cambiato il governo nazionale, è cambiato il mondo probabilmente. E allora ti rendi conto che poi il sindaco, per utilizzare uno slogan all'Orlando, il sindaco non lo sai fare. E quindi questo è il risultato. Oggi credo che Catania si stia risvegliando, io lo sento con molti cittadini, si stia risvegliando da un brutto sogno e si stia rendendo conto che la realtà è probabilmente ancora peggio. Noi ci stiamo cominciando ad organizzare perché io credo che Catania sia una delle tappe più importanti delle prossime elezioni dei prossimi 2 anni. Fra l'altro è la seconda città siciliana e di conseguenza comunque dobbiamo, cioè, gli diamo parecchia attenzione. Il Movimento 5 Stelle il 17 di settembre in Piazza Università comincia un piccolo raduno. E con tantissimi ospiti, abbiamo già chiamato, abbiamo già conferma che ci saranno Imbosimato e altri autorevoli personaggi che ci racconteranno un po' della situazione anche per quanto riguarda il referendum costituzionale e quant'altro, ma ci saranno poi alcuni dei nostri rappresentanti più importanti, tipo Luigi Di Maio, insomma, e tanti altri, e ci incontreremo con i nostri sindaci, i nostri consiglieri comunali. Lì, insieme con i cittadini, può per raccontare quello che vuole essere il Movimento 5 Stelle. E lì vuole essere un momento in cui vogliamo cominciarci a contare e anche a raccordare per cominciare questo cammino verso le elezioni del 2018 che ci saranno alle amministrative di Catania. Questo per noi è un passaggio importante, obbligato. Partiamo innanzitutto dalla costruzione di un programma. Quindi chiameremo tutti i cittadini di buona volontà che vorranno spendersi. E ci metteremo tutti assieme a scrivere un programma che sia di rinascita per la città di Catania. Dopodiché, quando sarà il tempo, sceglieremo tra tutte le persone che si sono attivate, che sono interessate, il nome necessario, insomma, per rappresentare. Io ti posso dire come piacerebbe, cioè il profilo che mi piacerebbe per Catania. Mi piacerebbe una persona giovane, brillante, assolutamente capace di contrastare quella che sarà la politica in campo, che sarà quella dei cosiddetti leoni, e che quindi non debba avere paura di confrontarsi con loro. Poi che sia uomo, che sia donna, a me poco importa. Io sono un appassionato delle belle menti, che solitamente risiedono all'interno di ambedue i sessi. E per le regionali invece, per le regionali è la stessa cosa, noi abbiamo questo metodo di selezione online, quindi ormai manca poco, manca un anno, poco più di un anno per le elezioni regionali dell'anno prossimo, ci stiamo preparando. Ma anche per le regionali farete scegliere la rete? Per le Certo, regionali? ma noi abbiamo ormai questa piattaforma che si chiama Così. Rousseau. Tutti i cittadini siciliani iscritti al portale avranno la possibilità di scegliere i candidati nelle liste e poi il candidato alla presidenza della regione. E questo sarà un momento di confronto importante per noi perché per la regione siciliana è la prima volta che stiamo utilizzando questo strumento, perché nel 2012 abbiamo utilizzato, non essendoci Rousseau, uno strumento diciamo assembleare più comune, che è stato quello di un momento di assemblea all'interno proprio di una sala, quindi fisicamente. Quello sarà più bello perché avremo questo approccio autentico con le persone che caricheranno i loro video, il loro curriculum, quindi chiunque vorrà potrà scegliere. E cioè, io voglio votare per una donna, voglio che abbia tra i 25 e i 34 anni, e voglio che sia laureata, e poi mi vado a leggere il curriculum fra quelli che i filtri mi avranno selezionato. Ne rimarranno una decina, a quel punto fra quella decina io sceglierò la persona che mi piace di più. Cioè, questo io credo che sia un momento anche più significativo per riuscire veramente a sgovernare. E la politica che cambia, poi ci diranno come al solito: ah, ma voi siete entrati in lista con 30 click. Beh, vedi, la partecipazione online è una cosa che piano piano sta crescendo sempre di più. Prima erano 10, adesso sono già di 30, poi magari diventeranno 50.
Certo è che comunque noi non facciamo pagare né alle primarie, non chiamiamo tipo i cinesi o altre brigate tipo a votare. E questa cosa per noi è importante. Poi la cosa più bella sarà quella invece di scegliere il programma per le elezioni regionali siciliane. E io non vedo alternativa se non come primo punto fondamentale quello dell'istituzione di un reddito di cittadinanza regionale. Questa cosa perché deve mettere in sicurezza innanzitutto la disperazione di tantissimi cittadini siciliani. Dobbiamo ripartire innanzitutto dalla serenità delle persone. Una volta che avremo ristabilito la serenità, poi potremo cominciare a costruire. Questa terra deve diventare la più grande industria di turismo del mondo. Ne abbiamo la capacità, questa terra è fantastica. E in questa parola, industria del turismo, ci entrano tutte cose. Perché non è soltanto il mare, gli alberghi, i ristoranti, le attività ricettive, i balneari. Se riduciamo il turismo a questo abbiamo capito ben poco. Ci dobbiamo mettere le bellezze naturalistiche, artistiche, i musei, ci dobbiamo mettere l'agricoltura di qualità. Quanta gente viene da noi per l'enogastronomia? Vengono in Sicilia per mangiare l'arancina o l'arancino, ancora non si è capito bene come la dobbiamo chiamare, ma poco importa, perché comunque la gente, a prescindere da come la chiami, gli piace stare a mangiare. Vogliono mangiarsi le nostre melanzane, vogliono bere il nostro vino, vogliono mangiare a casa delle persone perché vogliono sentire il gusto del pomodoro. È una terra fantastica. Cioè, ogni volta che pianti una cosa cresce una roba incredibile. E non riusciamo davvero a coniugare tutto questo con un'offerta turistica importante. Io credo che abbiamo davvero speso ben poco del nostro denaro pubblico per fare promozione a questa terra. Non l'abbiamo coordinata, non abbiamo messo in rete le migliori eccellenze. Abbiamo albergatori che hanno fatto delle attività ricettive incredibili, bellissime. Sono lasciati soli. Due settimane fa ho intervistato Toto Cuffaro, che devo dire sinceramente ha molta stima nei confronti di tutti i componenti del Movimento 5 Stelle, ma in particolare in quello regionale, proprio in quello siciliano. Però lui faceva un ragionamento, dice: alle scorse elezioni il 51% dei siciliani non ha votato, evidentemente non si è riconosciuto in nessuno di quei candidati, quindi neanche in cancelleri. Ma allora, che la gente non vada a votare è un bruttissimo segnale. E che però è una responsabilità che, detta da Cuffaro, che voglio dire, non lo giudico per le vicende, diciamo, giudiziarie, ma non posso non dire che sia una persona intelligente, per dove è arrivato, insomma, è obbligatorio, insomma, definirlo in questo modo. E mi sembra strano che però abbia fatto questo ragionamento, perché se il 5-2% delle persone non è andato a votare, lui si dovrebbe sentire la responsabilità addosso, lui e tutti gli altri che c'erano prima. Perché quando una persona non va a votare vuol dire che è schifato dalla politica. Chi c'era in politica prima che quella gente schifasse? Allora la risposta è questa. Io direi che alle prossime elezioni lo vedremo, però se ci sarà anche un punto percentuale in più rispetto alla passata elezione, potremmo cominciare a dire che abbiamo invertito quel senso. A quel punto il Movimento 5 Stelle potrà dire: guardate, stiamo riportando della gente a votare. Io penso che sia questo il ragionamento da fare, poi per il resto non lo so.